Manca ormai davvero poco all'inizio della scuola, la campanella tornerà a suonare, ragazzi e ragazze rientreranno in classe per cominciare un nuovo anno scolastico che guarda un po' più alla normalità, dopo quelli passati tra lockdown, distanziamenti e lezioni tra i banchi di scuola alternate a quelle dietro un PC. Sarà proprio questo aspetto a cambiare, perché si prediligeranno le lezioni in presenza e quindi non più la DAD. L'uso della mascherina non è più obbligatorio, è liberalizzato ogni forma di diciamo, utilizzo degli spazi della scuola, però viene presa in considerazione la fragilità degli alunni che dovranno comunque naturalmente avere un insegnamento in presenza. E quindi non potranno richiedere in nessun caso la didattica o la didattica digitale integrata o a distanza, però potranno, a seconda delle indicazioni del medico competente, quindi il medico di medicina di base o il pediatra, insieme al Dipartimento della Salute, individuare delle forme organizzative che consentano loro di rimanere in classe e quindi di seguire la didattica comune dei compagni. Quindi la didattica digitale integrata rimane perché ogni docente può utilizzare le piattaforme, i sistemi tecnologici di cui ormai la scuola si è dotata e anche gli alunni, però bisogna garantire la presenza. Anche i lavoratori fragili devono comunque prestare il loro servizio in presenza, ma potranno avere, e a seguito del giudizio medico competente, la possibilità di essere forniti di mascherine e di schermi per il volto, per gli occhi. Naturalmente rimane l'aula di isolamento, chiamiamola così, l'aula Covid, perché nel caso in cui ci fossero degli alunni con sintomi, dovranno comunque essere accompagnati nell'aula e prelevati immediatamente dalla famiglia. Ovviamente resta l'isolamento, che stabilisce ovviamente l'autorità sanitaria, e alla scuola è dato l'obbligo di verificare che il tampone in uscita dall'isolamento sia negativo per la riammissione in classe. E certo, la didattica digitale integrata a distanza era utile nei casi di isolamento, però si è voluto evidentemente ricondurre una sorta di normalità, un'assenza dovuta a una malattia, come poteva essere in passato, con qualsiasi malattia contagiosa. Nella nota alle istituzioni scolastiche di qualche settimana fa, con le indicazioni del Ministero dell'Istruzione, è inserito però anche un motto: prepararsi ad essere pronti, si legge. Si danno alle scuole delle linee da seguire per affrontare eventuali cambiamenti della situazione epidemiologica. Intanto si pensa anche alle prossime sfide per la scuola. Tutti quanti noi dirigenti saremo impegnati anche nella nuova organizzazione, diciamo, dei servizi in cloud, perché continuiamo a proseguire nell'agenda digitale della pubblica amministrazione. Questo impegna molto noi dirigenti, così come tutta l'attività riorganizzativa del servizio, anche in relazione al fatto che comunque ogni anno accogliamo neoassunti e questo è un bene, ma ci dobbiamo organizzare a fare bene, a farli lavorare bene, prepararsi bene, formarsi bene in servizio, così come tutte le attività di attribuzione delle cattedre di incarico che non sono state ancora assegnate.